La crisi commerciale della pietra pomice. Alla fine dell'Ottocento i vantaggi economici derivanti dal monopolio naturale della pomice di Lipari vengono vanificati dalla proliferazione delle licenze. Quando il prezzo tende a salire, tutti immettono contemporaneamente il prodotto sul mercato, provocando il crollo dei prezzi. Il ciclo di produzione della pomice, escavazione, trasporto, lavorazione e commercializzazione. Macchinari fermi, industrie abbandonate, lavoratori in sciopero. Lipari è stata per secoli il centro di diffusione nel Mediterraneo dell'ossidiana. Da oltre 5.000 anni a Lipari si commercializza l'ossidiana. Le schegge vetrose e taglienti dell'ossidiana venivano usate come armi da taglio e quindi Lipari in questi migliaia di anni aveva accumulato una ricchezza grandissima perché commercializzare queste armi nell'antichità aveva accumulato nell'isola delle ricchezze enormi. E da qui deriva l'importanza dell'industria estrattiva che poi venne trasformata in quella della pomice. Fino agli anni 50, fino agli anni della Repubblica Italiana, ancora si studia un modo per utilizzare la pomice che spesso viene usata nei detersivi per aumentare l'attrito nell'utilizzazione dei detersivi. Il problema di Lipari si è poi trasformato in un altro tipo di industria con 2 milioni di turisti che ogni anno assaltano le isole Eolie e che hanno un fatturato turistico che rappresenta il 20% di tutto il fatturato di tutte le presenze turistiche siciliane. Solo le isole Eolie hanno 2 milioni di visitatori, 2 milioni di presenze annue, mentre tutta la Sicilia ne ha 13 milioni.